allora. No, proviamo a cominciare a tradurre in pratica, passo per volta, l'obiettivo che ci eravamo dati, cioè di passare dai casi d'uso alla progettazione vera e propria delle interfacce, cioè quali sono poi le modalità pratiche concrete con cui l'utente può interagire col sistema informativo e effettivamente scambiare dati, cioè fare questo scambio di informazioni che è descritto nel caso d'uso, cioè il sistema dà all'utente questa informazione, l'utente dà al sistema queste altre informazioni, no? Che erano descritto in modo astratto, adesso ci avviciniamo al concreto. Avevamo fatto la parentesi sui sistemi informativi web per capire poi, diciamo così, la bottom line, cioè di quali sono i meccanismi con cui l'utente e il sistema si possono scambiare informazioni. Abbiamo capito che tutte le interazioni di sistemi web-based passano da un browser e che questo browser di fatto ha solo due modi per poter interagire col server. Quello sincrono, cioè clicco su un link o su un bottone e vengo portato a una pagina nuova, o quello asincrono, delle applicazioni web più moderne, in cui la parte dell'applicazione che gira sul browser, cioè la parte JavaScript, in modo asincrono, contatta continuamente, scambia informazioni continuamente col server in modo da poter fornire all'utente delle informazioni aggiornate in tempo reale senza dover ricaricare interamente la pagina. Questi sono gli unici due modi con cui l'interfaccia utente può aggiornarsi, può interagire con il server. Noi dovremmo costruire sulla base di queste modalità. Ma di nuovo, prima di arrivare a disegnare l'interfaccia, chiediamoci un attimo, dal punto di vista della progettazione, come affrontare il problema. No? Se nel caso d'uso a un certo punto ho scritto l'utente inserisce i propri dati anagrafici, come glieli chiedo? Faccio un form lungo con 40 campi, lo spezzo un campo per pagina, la gruppo 2 o 3, nome e cognome devono essere in un'unica casella, in due caselle separate. In qualche modo io devo fornire, e ci arriviamo con questa introduzione, a fornire all'utente un modello mentale di ciò che sto facendo che corrisponda col mio modello concettuale dei dati. Cioè l'utente, noi abbiamo fatto tutto un lavoro sulla modellazione concettuale, ma di questo l'utente non sa nulla. L'utente quando arriva sul sito fa un click e vede una pagina. Da ciò che vede deve capire ciò che può fare, ciò che deve fare, che informazioni può o deve inserire, che informazioni può o deve ricevere. Questo lo deve capire in meno di un secondo, a colpo d'occhio. Se no, abbiamo progettato male il sistema. Allora, è ovvio che non è magia il fatto che l'utente, quando voi aprite un sito, in meno di un secondo riuscite a capire di che cosa si tratta e che cosa posso fare a livello macro. E in 4-5 clic avete già capito l'80% di ciò che c'è da capire. È il risultato di una progettazione fatta bene. Ma quali sono i criteri attraverso cui si fa una progettazione fatta bene in questo caso? E quindi noi stiamo parlando non solo di fare in modo che da qualche parte, in qualche modo scomodo, complicato, difficile da capire, l'utente possa inserire un dato. Visto che il mio obiettivo è quello di inserire il dato, è uno dei criteri che ci poniamo sempre, quello dell'efficienza e dell'efficacia del sistema informativo, cioè permettere alla persona di fare le cose più in fretta e nel modo giusto, allora è importante, no, che il sistema informativo sia usabile il più possibile. Allora, partiamo da qualche concetto un po' teorico. Allora, noi abbiamo l'utente e il sistema. Questa è una figura a colori, ma un pochino richiama giustamente il modello mentale che avevamo quando facciamo casi d'uso. L'utente che interagisce col sistema. Nei casi d'uso abbiamo definito quali sono i dialoghi tra l'utente e il sistema. Quali informazioni l'utente dà al sistema e quali informazioni il sistema restituisce all'utente. L'abbiamo esplicitato. Quindi sappiamo una sequenza di passi con tutte le varianti possibili che possono portare al completamento di un caso d'uso fatto dall'utente. Nella descrizione del caso d'uso non abbiamo descritto il fatto che l'utente e il sistema a loro volta sono immersi
in un contesto più ampio nel mondo reale, e quindi possono avere altre interazioni oltre a quelle col sistema. Vabbè, ci concentriamo solo per dire che ci concentriamo su questo tipo di freccia. Ecco, una cosa che esplicitiamo per la prima volta adesso, che il sistema, l'abbiamo visto come scatola nera omnicomprensiva, contiene, che sgancia sempre sta roba, vabbè, contiene al suo interno una parte che è dedicata a gestire l'interfaccia con l'utente. Il sistema avrà dentro la parte di database, la parte di logica, gestione dei processi, degli errori, le autorizzazioni, tutto quello che volete, ma una parte del sistema è quella che gestisce l'interfaccia utente. Può essere un'interfaccia web, può essere un'interfaccia mobile, può essere un'interfaccia fatta in Java, fatta in C Sharp, quello che volete, ma una parte del codice che scriviamo ha come missione, come scopo, gestire l'interfaccia con l'utente. E su questa interfaccia, che è questa banda grigia rappresentata all'interno del sistema, cosa può fare? Beh, innanzitutto la parte di interfaccia è quella che intercetta e gestisce tutte le interazioni che l'utente può fare con il sistema. L'utente, non essendo cablato direttamente col sistema tramite un cavo di rete nella nuca, deve interagire con il sistema attraverso l'interfaccia. Quindi l'interfaccia è la parte del sistema che raccoglie tutti gli input dell'utente, e gli input sono i dati, certo, in che giorno sei nato, ma anche le azioni. Dove ho cliccato, dove mi sono spostato, se ho aperto o chiuso la videata, la pagina web, se è andato avanti e indietro, ho fatto login oppure no. Quindi non solamente input, non vedete solamente quei dati immessi, ma tutte le azioni dell'utente che forniscono informazioni al sistema. Sono passato da quella porta. E viceversa, l'interfaccia anche dovrà generare tutti gli output che il sistema fornisce all'utente. Quindi ogni informazione che il sistema deve fornire all'utente deve avere il suo posto nell'interfaccia, deve essere presente da qualche parte nell'interfaccia. Quindi ad ogni passo del nostro caso d'uso ci scambiamo informazioni la cui natura è descritta nei casi d'uso, cioè nel modello concettuale, e la cui sequenza, cosa succede prima, cosa succede dopo, è descritto nel caso d'uso. E noi quasi ci chiediamo, va bene, queste sono le informazioni che devo mostrarti a questo punto, dove te le metto? Come te le organizzo, no, in modo da renderti più facile, più usabile il sistema? Adesso noi stiamo pensando a un caso molto specifico, cioè un utente che interagisce con un sistema informativo classico, tipo Office, tipo web, tipo mobile. In realtà i concetti che stiamo raccontando sarebbero anche molto più ampi. Cioè le modalità di input, le modalità di output, le modalità di output di fatto sono quanti sono i nostri sensi. No, l'output significa che la macchina ha un'informazione e la fa arrivare all'uomo. E come fa l'uomo a raccogliere informazioni? Attraverso i cinque sensi. Adesso l'ho fatto, se non sta dando fuoco il PC, di fatto non lo usiamo molto, non è ancora entrato in modo informatico, gli altri... E anche il gusto, tipicamente non ci si mette a leccare il mouse, ma gli altri sensi essenzialmente possono essere usati tutti, no? Il tatto, pensate alle vibrazioni, l'importante è la vibrazione, il telefono che vibra, cioè per darvi un'informazione, quello è un'informazione, come si dice in gergo, aptica, cioè che arriva attraverso il senso del tatto, un output dal sistema verso l'utente. E idem l'input sono tutte le modalità che ha l'utente di comunicare qualcosa al sistema tramite il movimento delle mani, quindi tastiera mouse, la voce, il riconoscimento vocale, riconoscimento oculare, dove stai guardando, la posizione, dove sei, cosa stai facendo, come ti stai muovendo. Pensate al Kinect, i vari videogiochi in cui tu interagisci col sistema muovendoti fisicamente sul campo. Quindi il discorso che facciamo è generale, poi è chiaro che uno non si mette a fare Let's Dance per inserire una fattura nel sistema di contabilità, avrà un'interfaccia un pochino più sobria, no? Ma il ragionamento che facciamo è sempre lo stesso. Ovviamente le cose semplici sono facili da fare, le cose complicate no. Allora cerchiamo di capire da dove arriva la difficoltà, la complessità, pensando ai sistemi che sono dotati di interfaccia utente. Allora, due cose che sono, se vogliamo, erroneamente associate
ma in realtà sono indipendenti, sono nozioni diverse di complessità. Qui si parla di complessità funzionale e complessità strutturale. Cosa vuol dire? Allora, complessità funzionale è il numero di diverse funzioni che può svolgere un dispositivo, un sistema, un'interfaccia. Fa più cose. La complessità strutturale invece è di quanti pezzi, di quante parti è composto il sistema, la sua struttura, la sua costituzione. Quindi possiamo avere sistemi che hanno poche funzioni, penso il coltello fa una cosa, taglia, complessità funzionale una cosa sola, coltello svizzero fa già più cose. La complessità strutturale di un coltello tradizionale e un coltellino svizzero sono praticamente, è chiaro che il coltellino svizzero è un pochino più complicato, ma sono sullo stesso livello. Quindi noi possiamo avere, non a parità, ma quasi parità di complessità strutturale, possiamo avere le complessità funzionali sempre più elevate. Possiamo avere una tastiera in cui tutti i tasti, qualunque tasto tu schiacci, fai sempre la stessa cosa. Pensate ai videogiochi in cui devi saltare e basta, ti basta un tasto solo e fai qualunque cosa. Oppure devi scrivere a 10 dita, allora ogni tasto fa una cosa diversa. Allora, a parità di complessità strutturale, cioè dei tasti, o una complessità funzionale diversa. E idem sulla complessità strutturale, quando un orologio è fatto di molte più parti, molte più componenti che non un coltello, o anche un coltellino svizzero, tutti gli ingranaggetti che ci sono dentro, le lancette, i bilancieri, eccetera, eccetera, hanno una complessità strutturale elevata, pur essendo un orologio che fa una cosa sola, ti dice l'ora. Quindi hai una funzionalità banale, voglio sapere che ora è, ma per darti questa informazione l'orologio meccanico, elettromeccanico ha una complessità strutturale molto elevata. Si rompe un pezzettino, non funziona più niente. Se si scaglia invece la punta, un pezzettino di una lama, di un coltello, il coltello continua a funzionare. No? La sua complessità strutturale è talmente bassa che, mentre invece l'orologio, si rompe un ingranaggio, l'avete perso. Beh, poi ovviamente abbiamo dispositivi elettronici che tendenzialmente hanno una complessità strutturale molto elevata. Se ci mettessimo a elencare i componenti che sono dietro l'elenco del materiale hardware e software che sta dentro il cellulare di oggi, cominciamo adesso e finiamo tra 8 anni probabilmente a elencarli. Dal punto di vista della complessità strutturale del numero di componenti hardware e software che ci sono dentro. E i dispositivi vogliamo che abbiano una complessità funzionale elevata. Cioè, vogliamo farci tante cose, non che lo compro e poi non ci posso far nulla. Vogliamo che nel dispositivo, nell'interfaccia, io possa fare tutte le cose, tutte le funzioni che il mio sistema informativo richiede che io debba fare. Cioè, non ho bisogno. Allora, ricordiamo l'esempio che facevamo del biglietto dell'autobus. Allora, la macchinetta ha una complessità funzionale molto bassa, faccio una cosa sola. Allora, quella è un'interfaccia dedicata per fare una funzione sola. Ma normalmente noi parlavamo di web, parliamo di mobile, stiamo pensando a sistemi versatili per cui con quell'interfaccia posso fare molte cose, posso avere una complessità funzionale molto elevata. La voglio, non è un problema. Se io riuscissi ad avere una complessità funzionale molto elevata con una strutturale più bassa sarei più contento, ma se no fa lo stesso. Ciò a cui sono interessato io quando parlavo di requisiti sono le funzionalità del sistema. Fin qui va bene. Poi però introduco un terzo asse di complessità a cui forse non abbiamo mai pensato, o che forse abbiamo sempre identificato con l'asse della complessità funzionale, che è la complessità d'uso. Quanto è facile da usare? Quanto è difficile da usare? Quanto è complicato, complesso usare le funzioni offerte dal sistema? Allora, non è vero
che se una cosa ha più funzionalità, quindi una complessità funzionale maggiore, allora abbia anche una complessità d'uso maggiore. Non è detto. Non so se avete mai provato a timbrare un biglietto di quelli chilometrici stretti nelle macchinette timbratrici che ci sono in stazione, che hanno una fessura larga, non sai mai come infilarlo, no? Così da sopra, da sotto, a sinistra, a destra, allora devi leggere le istruzioni che non vanno bene. Allora, per una complessità funzionale bassissima, hai una complessità d'uso elevata perché è complicato da usare. Fai una cosa sola, ma per farla ti fai venire mal di testa. Viceversa, uno smartphone che ha una complessità funzionale elevatissima ha una complessità d'uso bassissima. Tu prendi un bambino di 2 anni e mezzo, riesce ad aprirsi un tablet, lanciare i giochi che vuole e cominciare a giocarci. Quindi una complessità funzionale molto elevata, anche i giochi anche complicati, anche i giochi piacciono a lui o lei, ovviamente. Se prendi lo stesso bambino e lo metti davanti a un computer con un mouse, non ci riesci. Allo stesso gioco. Perché il coordinamento mano-occhio per riuscire a puntare il mouse dove vuoi è più complicato. È più complessità d'uso, è più difficile da usare per raggiungere la stessa funzionalità. Quindi sono scale diverse. Quanto è difficile usarlo rispetto a quante funzioni offre. Non cadiamo nella trappola e per forza è difficile, ha tante funzionalità, no? Può avere tante funzionalità, ma può essere facile da usare, se lo progetti bene. Può avere 3 funzionalità in croce, ma essere un inferno da usare, se lo progetti male. Allora, su questo asse noi stiamo cercando di lavorare. Progettiamo, la complessità strutturale in qualche modo non ci tocca, i dispositivi sono quelli che sono, i dispositivi di interfaccia. Il web, il browser, il mobile, eccetera. Ma invece su questo piano noi dovremmo cercare di lavorare, cercare di inserire all'interno di una complessità funzionale elevata una modalità d'uso di progettazione dell'interfaccia che renda la complessità d'uso la più bassa possibile. Perché non sono sadico nei confronti dei miei utenti, perché voglio che loro usino facilmente il sistema, perché se lo usano facilmente lo useranno di più, gli piacerà di più usarlo, lo useranno più in fretta, saranno più efficienti nel loro lavoro e faranno meno errori. Vabbè, questa è una vignetta che poi vi lascio leggere, che non so se conoscete Dilbert come personaggio, se no è una lettura obbligatoria sia per gli informatici che per i gestionali. Questa vignetta ci fa capire che l'usabilità non la puoi aggiungere al fondo. No, questo dice, è un prodotto che ha 400 feature diverse e nessuno sarà in grado di usarlo. E va bene, allora alla fine dei requisiti aggiungiamo anche facile da usare. No, devi partire dall'inizio, che non puoi aggiungerlo dopo. Ah, adesso l'ho fatto e adesso lo faccio usabile. Non funziona. Quindi, come faccio? Allora, io ho un sistema informativo che ha una sua complessità funzionale e strutturale intrinseche. È fatto in un certo modo e offre certe funzioni. È merito dell'interfaccia utente esporre una complessità d'uso bassa, perché fa da filtro l'interfaccia tra il sistema informativo, la parte tecnica, e l'utente. Allora la complessità percepita del sistema informativo, quindi la complessità d'uso, è data e determinata dall'interfaccia utente, dalla bontà del filtro che l'interfaccia utente svolge sulle funzionalità, sulle varie funzionalità che il sistema deve offrire. Quindi sta tutto qua essenzialmente, riuscire a essere bravi a non esporre all'utente direttamente la complessità intrinseca del sistema. Il sistema è complicato, c'è poco da fare. E più vai ad analizzarlo, più vai nel dettaglio sul modello concettuale, sul modello di processo, più ti accorgi che ci sono dei casi particolari, delle cose da gestire, da aggiungere, non finisci mai. Alla fine è un mostro. Qualunque sistema informativo, quando è finito di progettarlo, è un mostro.
E vabbè, ti pagano per farlo. Ma l'utente no. L'utente non deve comprendere, conoscere il mostro per poterlo usare. Deve usarlo nel primo secondo. Dopo un secondo è capace di usarlo. Qual è il merito di questo? L'interfaccia utente. Quindi è una componente importante della progettazione. Vabbè, questo è un po' un grafico che quasi scontato, che ci fa vedere l'evoluzione delle tecnologie che usiamo per interagire con i sistemi. Noi siamo qua, in questo campo, insomma, dal 2000-2010 in realtà saremo un pochino qua, dove le tecnologie dominanti sono il browser e i dispositivi mobili. Applicazioni client server su PC ci sono ancora, ma via via stanno diminuendo. Ci sarà, forse, non sappiamo, l'ondata dei wearable in futuro, ma per il momento non sono sicuramente usati per sistemi aziendali. Allora, torniamo al nostro utente. E come facciamo a progettare un sistema che gli vada incontro? Il nostro utente, nei vari casi d'uso, ha un suo scopo, no? Lo chiamiamo l'intenzione, intention in context dell'utente. Quindi l'utente deve raggiungere il suo scopo interagendo con le funzionalità offerte dall'interfaccia. Canale di input, canale di output, mouse, tastiera, video, videoproiettore, mannaggia che sgancia sempre, eccetera. Adesso andiamo a vedere cosa succede nel dettaglio nel momento in cui voi siete davanti a uno schermo e dite adesso clicco lì. Cosa succede nella vostra testa, nella testa di chiunque? Ci sono due canali di elaborazione dell'informazione. Partiamo da sotto. La prima cosa che devo fare quando sono davanti a un'interfaccia è capire cosa c'è. No? Quindi ho, in un certo senso, quello che viene chiamato dai cognitivisti il golfo della valutazione, cioè il golfo, una separazione, un gap che l'utente deve colmare per valutare ciò che il sistema gli sta proponendo. Quindi in questo caso la valutazione è il processo attraverso cui l'utente valuta dal suo punto di vista ciò che l'interfaccia gli sta presentando, ciò che l'interfaccia gli sta mostrando. Lo interpreta, non lo guarda e basta. Quando voi vedete l'interfaccia non dite ah, quella è una casella di testo in cui si può inserire il nome, quello è un titolo, quella è un'immagine decorativa. Non vi fate questi ragionamenti in testa. Pensate direttamente allo scopo che hanno questi elementi. È uno strumento che mi permette di inserire il nome. Qui devo inserire il nome, qui mi sta chiedendo i dati, qui mi sta mostrando dei risultati, qui mi sta chiedendo la conferma. Questa è la valutazione che ne fate. Facciamo un esempio più semplice. Voi aprite un libro a caso, mi sapete dire subito se è un libro scolastico o di narrativa? Mi sapete dire subito se siamo all'inizio di un capitolo oppure no? Ma dalla tipografia, no? Ma non è automatico, è un ragionamento che voi fate sulla base di convenzioni che abbiamo imparato negli anni, che ci portano ad interpretare certi elementi grafici e tipografici in un certo modo e portarci a certe conclusioni. È talmente naturale che non ce ne accorgiamo, ma lo facciamo ogni singola volta in cui guardiamo qualche cosa o ascoltiamo qualche cosa. Questo avviene ad ogni singola videata che mostriamo all'utente. Prima di mostrarlo l'utente non lo sa cosa sia, non se la prevede, non la può prevedere. Quando la vede deve essere in grado di interpretarla il più possibile velocemente, quindi istantaneamente mi verrebbe da dire, ma in modo corretto. Non che interpreta in un modo, in realtà io intendevo uno diverso. Per questo c'è questo golfo. Un conto è cosa aveva in mente il progettista che ha disegnato quell'interfaccia in quel modo. Un conto è ciò che l'utente capisce nei primi 300-400 millisecondi dopo che l'ha vista. Se va tutto bene, le due cose coincidono.
se no abbiamo dei problemi di usabilità. Quindi alla valutazione l'utente capisce che informazioni il sistema gli ha dato e come, quali sono le modalità con cui l'utente può agire su quell'informazione. Allora, qui c'è un elenco di elementi, a fianco di ciascuno c'è una crocetta rossa. Vuol dire che se schiaccio la crocetta rossa lo cancello. Se invece la crocetta è in un angolo in alto a destra, vuol dire che lo chiudo. Mannaggia, lo stesso simbolo ha due significati diversi a seconda di dove viene messo. Non ci spaventiamo fin tanto che un sito usa le convenzioni normali. Anziché, se per cancellare un elemento, anziché la crocetta rossa, comparisse una paperella gialla, ci metteremo un attimo a capire che cosa serve, no? E perché mai dovrei cliccare? Poi magari la clicco per prova e si cancella il dato, non va bene. Allora, l'interfaccia non mi sta solo dando dei dati, mi sta dicendo, l'interfaccia è il suo stesso manuale di istruzioni. Ciò che mi fa vedere l'interfaccia mi dice anche, guarda che tu con me, con questi dati, puoi fare queste cose, puoi inserire, puoi cancellare, puoi modificare, puoi spostarti, puoi andare all'inizio, puoi finire, eccetera, eccetera. E quindi l'utente capisce che cosa può fare e sulla base del filtro che è lui in testa, cioè il suo scopo, cioè quello che in realtà voleva fare, capisce con quali elementi dell'interfaccia, decide con quali elementi dell'interfaccia agire. Qui sarà una fase di esecuzione. L'utente a questo punto dal suo scopo forma l'intenzione, cioè ok, adesso devo cancellare quel dato, devo inserire quel dato, e traduce l'intenzione che ha, che è uno dei passi del caso d'uso, non è lo scopo finale, ma ogni singolo passo lo traduce in un'azione. Clicco lì, inserisco quel dato là, ok? E poi la compie. Quindi l'utente clicca su certi elementi, li seleziona, li tocca, scrive certe informazioni in certi campi, perché l'utente si è fatto l'idea che facendo così ottiene il suo scopo, che facendo così il sistema reagirà in un certo modo. Si spera che chi ha progettato l'interfaccia abbia fatto esattamente il suo ragionamento, che si aspetti che l'utente clicchi su quell'elemento o scriva quel dato in quel campo affinché succeda quell'azione, perché altrimenti l'utente si inserisce una cosa a un certo punto pensando di inserire un dato, mentre in realtà il sistema sta facendo lancia una ricerca su quel dato invece che inserirlo come nuovo, non so. Mi è capitato una volta un sistema della pubblica amministrazione che mi chiedeva l'utente la password, l'ID, il PIN o qualcosa di questo genere, salvo il fatto che fossero cambiate le etichette, no? Per cui dovevi inserire l'ID nel campo PIN e il PIN nel campo ID. Ci è voluto un attimo prima di capirlo, no? Questo è un errore cretino, ma non per questo meno grave. Questo vuol dire in qualche modo che voi mentalmente, nel momento stesso in cui vi avvicinate a cliccare da qualche parte, in mente avete già la previsione di come il sistema risponderà. Vi fate un modello mentale del funzionamento del sistema, via via che interagite col sistema e con la sua interfaccia, perché in realtà l'unica cosa che vedete del sistema è la sua interfaccia. L'interfaccia ha lo scopo di facilitare l'utente il più possibile a creare un modello mentale corretto. Quindi il sistema, l'interfaccia, come prima cosa dovrà essere coerente al massimo, perché ti deve dare dei piccoli suggerimenti, dei piccoli messaggi, per far sì che tu interpreti, non solo interpreti ciò che stai vedendo, ma interpreti l'effetto di ciò che stai per fare. Tutto questo avviene in frazioni di secondo nel nostro cervello, nella nostra mente. Poi magari richiede 6 mesi per progettare, se è progettato bene l'interfaccia utente, ma lo scopo è quello che avvenga in frazioni di secondo. Queste cose, per chi è interessato, portano delle letture divertentissime e interessantissime. Questo è il testo che tutti dovrebbero leggere. In italiano si chiama il testo di Norman, che è questo signore qui, ha scritto un libro già molti anni fa, probabilmente 20 anni ha già questo libro, La caffettiera del masochista. Come vedete si versa il caffè dalla parte in cui le impugnate, per cui non puoi non scottarti quando versi il caffè con questo, oppure la impugni con le mani dalla mano, questo. Poi gli hanno messo in realtà il primo titolo che aveva, che poi per fortuna è stato degradato a sottotitolo, era una cosa terribile, terribile, Psicopatologia degli oggetti quotidiani,
Nessuno lo comprava con quel titolo lì, ovviamente, salvo i masochisti. È un libretto di 120 pagine, 150, si legge tranquillamente, molto discorsivo, e fa molti esempi. L'idea di base qual è? È che se un sistema è difficile da usare, non è colpa tua, è colpa di chi l'ha fatto. Vale per una maniglia, una scala, una sedia, un cacciavite, qualunque cosa. Se un sistema è difficile da usare, la colpa di chi l'ha costruito non è mai di te che non... Ah, ma sono scemo, non riesco a usarlo. Quante volte l'avete sentita questa frase? No. Non deve essere così. Un altro signore da seguire, questa faccia sembra un po' un maniaco questo, ma la foto non rende molto, che ha lavorato molto con Norman, poi lui ha creato, mentre Norman ha portato avanti la carriera accademica, questo signore invece ha creato la società di consulenza, in cui però pubblica spesso degli articoli, aggiornamenti, lavora anche molto sul campo del web, sulla analisi di usabilità dei siti web, i criteri, i suggerimenti, linee guida, eccetera, eccetera. Quindi questi sono due riferimenti iniziali da cui potete partire. E poi un altro libro invece da cui partire, e da cui così metà della lezione arriva già dal titolo, questo è un libro molto rapido, mi ricordo l'introduzione, diceva: io l'ho scritto in modo che voi lo possiate leggere in un viaggio in treno, no? Quindi 3-4 ore si legge. E questa signora qua dice che il principio fondamentale dell'usabilità è questo: don't make me think, cioè non costringermi a pensare prima di usare il tuo sistema. Un sistema deve essere usabile, direi, ad istinto, istintivamente. In realtà non è vero, non c'è istinto, no? Che noi sappiamo usare una maniglia per aprire una porta non è istinto, è apprendimento. Che noi sappiamo riconoscere un libro di narrativa da un libro di testo non è istinto. A noi pare istinto, ma perché in realtà l'abbiamo imparato negli anni, no? A questo punto ci viene istintivo, lo si dice anche in modo inappropriato in italiano. Quindi dice: l'ostacolo all'usabilità è tutte le volte che un sistema, un'interfaccia costringe l'utente a pensare, a ragionare, a farsi delle domande. Ma questo a cosa serve? Ma se clicco lì cosa succede? Ma dovrò scrivere prima il nome o prima il cognome? Ma la data in che ordine devo scrivere? Ma se non seleziono questa casella mi permette di andare avanti o no? Tutte domande, per carità, nessuna da premio Nobel. Massimo, ci pensi un attimo, ragioni, leggi l'ERP, ci provi. Va bene, ci arrivi lo stesso allo scopo. Ma sono tutti piccoli ragionamenti, piccole interruzioni che si frappongono tra la tua intenzione di raggiungere l'obiettivo e il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Cioè, prima di poter fare quel maledetto click, che era quello che volevo fare, devo rispondermi a tutte queste domande. Ciascuno ti ruba qualche millisecondo di ragionamento, ma soprattutto ti ruba la concentrazione. È più faticoso, cognitivamente, raggiungere lo scopo, perché devi prima dribblare tutti questi ostacoli e non puoi andare diretto all'obiettivo. Poi questo libro era carino perché molte immagini, fotografie di, soprattutto di siti web, perché è più recente. E quindi ci sono tutta una serie di principi base che bisogna tenere conto nel progettare l'interfaccia utente. Una cosa classica: i fornelli da cucina. Allora, guardate la figura di destra, che rappresenta 4 fornelli di un gas o fornelli elettrici e gli relativi 4 interruttori per accendere o spegnerli. Allora, ma vi è capitato, devo accendere qual è? No? Allora, di solito tra i ragionamenti complicati lo impari a memoria, c'è una serigrafia piccolissima sotto che poi col tempo si cancella, no? Ci sono tanti modi sbagliati, no?
di darti l'informazione, il mapping, in questo caso è un mapping, tra quattro elementi sotto e quattro elementi sopra. Si corrispondono uno a uno, ma qual è la regola di mapping non è evidente. E allora tutte le volte devo pensare. Allora, quando hai l'acqua che bolle, strabolla, sta uscendo, rischi di ustionarti, di sporcare tutto, esce il latte, e tu devi spendere del tempo a pensare quale cacchio è la rotella che devo girare, il sistema è progettato male. La figura di sinistra ha spostato di un centimetro due rotelle. Non c'è più nessuno che può avere il dubbio su come si usa, ma neanche sforzandoti, salta all'occhio, perché in piccolo riprende la forma di ciò che sta sopra. Se è riuscito a esprimere il mapping da un livello razionale, ci devo pensare, a un livello inconscio, è ovvio che sia così. Usa il potere associativo della nostra mente, vede una relazione tra due insiemi quando questi si somigliano. È una banalità. Dice, beh, sì, ma cosa sarà mai? Cosa sarà mai? È una cosa che è fatta bene, distingue una cosa che è fatta male. Ditemi in quanti altri modi si può fare con la porta. Da cui spingere e basta. Il famoso maglione antipanico è fatto per essere usato in un modo solo, il cui uso è comprensibile immediatamente senza pensare, senza ragionare. Poi facci solo una cosa, lo spingi. Però tirarlo non riesci, poi spostarlo non riesci. La forma stessa non suggerisce che tu possa fare altre cose. Ogni qualvolta su una porta c'è scritto spingere o tirare, la porta è progettata male. Devo saper leggere per sapere se devo spingere o tirare. Ok? Allora, molte volte, se la porta è progettata bene, la parte in cui devi spingere semplicemente c'è una placca. Cosa avete visto? Porte di vetro in cui da una parte c'è solo una placca. Se ci appoggi la mano sopra, puoi solo spingere, non puoi tirare, che fai? C'è la ventosa in tasca. Dall'altro lato, il lato in cui tiri, invece sulla placca è saldato un tubo di ferro, un manico. Tu vedi un manico, lo fermi. E cosa fai? Che una volta che ce l'hai in mano, lo tiri. Ma proprio fisicamente non puoi far diversamente, non puoi suonare, cioè, no? Allora, sono piccole cose che poi chiaramente noi dobbiamo traslare nelle interfacce web, che però ci aiutano a evitare di pensare cose sbagliate, ma andare direttamente verso l'uso. Come intende di usare in Italia, l'uso proposto, l'uso che se ne vuole fare, che è stato pensato per quell'oggetto. Io ho fatto questa, questa fotografia da qualche parte in Catalogna, non si vede molto bene, purtroppo era notte, e poi tutti di quelli che dicono che gli smartphone fanno bene le fotografie, non hanno mai visto una fotografia. Comunque questo qua è un contenitore per la raccolta differenziata che trovate in strada. L'ho ingrandito. CD, DVD. Allora, guardate qua il rinforzo, un altro concetto, il rinforzo dell'informazione. La prima fessura sotto e sopra è per buttare via CD e DVD. C'è il disegno, c'è la scritta e c'è una fessura che ci può entrare solo un CD e un DVD. Se poi buttarci il pacchetto di sigarette non ci entra. No? Queste sono le pile, questo è un disegno che, qua concediamolo, dovrebbe somigliare a una pila, c'è scritto pile e poi c'è la forma che possono avere le pile. Poi da qui in poi non è che potevano, non si sono più sbizzarretti molto, no? Che sono tutte forme rettangolari un pochino di dimensioni diverse. Era livello di differenziazione dei rifugi, dei rifiuti, molto maggiore di quello che abbiamo da noi. Però l'utente è aiutato attraverso dei piccoli segnali a non sbagliare, in certo senso. Quindi,
concetto di affordance, cioè richiamare con la forma la funzione che può svolgere. Il concetto di richiamo, no? Di fornire lo stesso segnale attraverso canali diversi, l'immagine, la scritta, la forma della fessura. Quindi rinforzo un certo messaggio facendotelo vedere da diversi punti di vista. Col colore, la famosa X rossa è una X e è rossa. E è a fianco. Sono tutti e tre messaggi che ti dicono cosa fa e su chi lo fa. Poi l'altro criterio fondamentale è che l'utente deve capire cosa sta facendo il sistema. Quindi il sistema deve essere in grado di fornirgli un feedback. Ci sono azioni che il sistema può compiere in tempo istantaneo rispetto ai tempi di reazione dell'utente. E allora semplicemente tu compi un'azione e poi vedi che l'utente, che il sistema ha cambiato qualcosa. Ad esempio, quando io faccio qualcosa, devo sempre avere un segnale di ritorno che mi dica che l'ho fatto, che ciò che ho fatto è stato compiuto correttamente. Perché la bollatrice dei biglietti fa bip quando avvicini il biglietto? Perché così tu non stai 20 minuti a provare a bollarlo perché non sei sicuro se l'ha preso o no. Ti dà la conferma che una determinata azione è avvenuta. Allora, quello ci deve essere sempre. Un segnale di ritorno, clicchi su un bottone, clicchi sulla X rossa, la riga scompare. No? Clicchi sul bottone di login, ti cambia la pagina perché cominci a vedere la tua videata, i tuoi dati. Deve cambiare qualcosa a seguito di un'azione dell'utente, in modo che l'utente comprenda che la sua azione è stata compiuta. Se l'azione è veloce, allora è sufficiente questo. Se l'azione richiede del tempo, allora il sistema deve fornire dei feedback anche intermedi per dire sì, ho preso in carico la tua richiesta, la sto facendo, ci vuole un attimo di più, per favore aspetta, sappi che non mi sono perso, che la tua richiesta è stata ricevuta, quindi non è il caso che clicchi altrimenti 7 volte, e se riesco ti dico anche a che punto sono, quindi le varie modalità di far vedere le percentuali di avanzamento, il fatto che qualcosa sta andando avanti, e fidati che prima o poi arrivo alla fine e ti darò poi il risultato finito. Quindi nell'interfaccia, qualora alcune delle azioni che compiamo, che l'utente può compiere, non possono avere una risposta immediata, allora l'interfaccia deve prevedere un meccanismo di attesa. Sapete anche voi quanto è frustrante chiamare un ascensore dove il LED della spia di chiamata si è bruciato. No, se andate alla sede del Lingotto, voi gestionali non discutete dell'aura del Lingotto, ma gli ascensori che ci sono nella sede del Lingotto del Politecnico hanno tutto bruciato. Funzionano bene gli ascensori, ma oramai le spie luminose sono tutte bruciate. Per cui, così come questo PowerPoint. E per cui tu premi, ti fidi che abbia sentito forse, oppure premi 2 o 3 volte per buona misura, ti manca quel feedback lì. È chiaro che nel momento in cui premi il bottone, l'ascensore non compare immediatamente di fronte a te, sai che ci vuole un certo tempo, sei disposto ad aspettare, purché tu sappia che effettivamente lui ha preso la chiamata. Vabbè. Non esporre mai complessità eccessiva. No, questo è quasi un esempio di un telecomando che richiede un manuale di istruzione per poter essere usato, ma in realtà io volevo solo accendere la televisione. Questi mostri sono figli di un pensiero che adesso abbiamo capito che è errato, che più funzioni, cioè più complessità funzionale, voglia dire maggiore complessità d'uso. Allora sono nati dei dispositivi in questo modo. Posso dire pre-informatici, in cui effettivamente se ho tante funzioni diverse dovevo avere tanti bottoni diversi, uno per ciascuna funzione.
di un mondo, per dire, puramente meccanico è così, poi non è neanche vero. Che non sfrutta la capacità, la dinamicità che può avere un'interfaccia. E tutti quei bottoni, non tutti sono attivi allo stesso momento, dipende dal contesto, quali servono, quali funzioni puoi avere. Quindi, non a caso, il concetto di manuale di istruzione è scomparso. È sempre più raro avere dei dispositivi informatici che abbiano un manuale di istruzione, o per cui sia necessario avere un manuale di istruzione. Nel bene o nel male, poi magari si comprano le cose e non si sanno usare. Ma l'istruzione va bene quando devi ripararlo, devi cambiare la batteria, allora è cose già più complicate, se no si tende a fare in modo che un sistema facilmente usabile non abbia bisogno di istruzioni. O questo è figlio del web, è figlio di internet. Prima, se io compravo un programma, lo compro, mi arriva a casa in una scatola con un CD, insieme a quel CD c'è il manuale che mi spiega come installarlo e come usarlo. Ma io a monte ho deciso che lo volevo, ci ho messo dei soldi, l'ho pagato e quindi ho un commitment molto forte a volerlo imparare. Su un sito web lo apro, scusate, finisco la frase di prima. E se anche ci sono delle difficoltà nell'apprenderlo, richiede uno sforzo in più nell'apprenderlo, ne sono consapevole e lo accetto. Ok? Se apro un sito web, non l'ho pagato, non l'ho ordinato, magari ho cliccato su un link per sbaglio, su una pubblicità, sullo risultato di una ricerca, se io a colpo d'occhio capisco che mi serve in termini di informazioni che porta o di funzionalità che offre, continuo a usarlo. Se capisco che non mi serve, o ancora peggio, non capisco neanche bene, via, passo oltre, no? Passo al sito successivo, e questo lo decido in meno di un secondo. Non è che posso andare su un sito che mi fa mi mostra all'inizio un bel link dicendo leggi il nostro manuale e poi continua, no. E quindi questo che era nato appunto come necessità per poter esistere, essere usabile, essere usato su web, ormai è diventata una filosofia di progetto che applichiamo anche a tutti i prodotti. È ovvio che tu usi MATLAB, da qualche parte devi avere il manuale che ti dice quali sono le funzioni, la documentazione tecnica, eccetera. Ma magari non per usare l'interfaccia, no? Per usare le funzionalità più avanzate di programmazione. Quindi noi dobbiamo un pochino tenere conto anche di questo utente nella progettazione, arrivando a quella che prende il nome di progettazione centrata sull'utente, user-centered design. Cioè, tradizionalmente, quello che noi abbiamo fatto finora è di ragionare sulle funzioni offerte dal sistema. Quindi faccio l'elenco dei requisiti funzionali, casi d'uso, eccetera. Già i casi d'uso ci mettono già dentro l'utente in prima persona, quindi sono già un passo in questa direzione. Ma i requisiti funzionali sono l'elenco delle funzioni che il sistema offre. Io le posso mettere in ordine alfabetico, tutte 280 funzionalità, e quando l'utente arriva si vede un bel menu con 280 voci e le sceglie. Da quel punto di vista ho realizzato, dal punto di vista funzionale, il sistema. Poi che gli utenti mi odieranno, pazienza, vuol dire che cambio indirizzo subito dopo, no? E cambio identità. Il focus tradizionale è sul sistema. Quali sono le funzionalità che il sistema deve svolgere? Ad esempio, se fosse un ascensore, io penso alle cose che sto progettando l'ascensore, penso alle cose che l'ascensore deve fare. Deve spostarsi di piano, deve aprire e chiudere la porta, si deve fermare e deve permettere di inviare un allarme. Se partissi da queste funzionalità, mi verrebbe da mettere un bottone per ciascuna di queste funzionalità qua, o un'interfaccia. Mappare le funzionalità sull'interfaccia. Sarebbe sbagliato, perché avrei un mapping 1-1 tra complessità funzionale e complessità d'uso, e
il modello mentale che trasparrebbe dall'interfaccia sarebbe il modello mentale del progettista del sistema e non quello dell'utente del sistema. Quindi l'utente potrebbe avere difficoltà a capire. Viceversa, noi abbiamo imparato a usare i casi d'uso e quindi non ci chiediamo cosa fa il sistema, eh? Questo ormai da un mese non ci siamo più chiesti in questa forma. Abbiamo detto cosa può fare l'utente con il sistema, quali sono le cose che l'utente può chiedere al sistema di fare. In realtà siamo andati oltre, non abbiamo detto quali sono i bottoni che l'utente può premere sul sistema, ma quali sono le azioni di senso compiuto, i casi d'uso completi, gli obiettivi che l'utente può darsi e che il sistema lo aiuta a raggiungere. Quindi la progettazione che è orientata all'utente. E allora descriviamo l'ascensore non dal punto di vista delle cose che l'apparato elettromeccanico fa, ma dal punto di vista delle cose che l'utente fa. Lo chiama, entra, scende un piano, scende, eccetera, esce e così via. Sono diverse, poi alla fine dovranno corrispondersi, ma l'elenco che ne facciamo è diverso, è più naturale per l'utente che non per il sistema. Ad esempio, chiudere la porta non c'è. Il fatto che la porta si chiuda è una conseguenza del fatto che io sono entrato e ho scelto un piano. E quindi progettiamo sulla base delle azioni che l'utente può fare, progettiamo l'interazione. E quindi possiamo avere in realtà come risultato di questa progettazione tante interfacce di tipo diverso, più semplici, più complesse. Pensiamo all'esterno. Fuori dall'ascensore posso avere semplicemente, nel primo caso d'uso, chiama l'ascensore. Allora basterebbe dire chiama, un bottone di chiamata. In realtà se voglio dare un feedback, il principio del feedback, io ti dico anche a che piano si trova adesso. Così tu sai prevedere, lo vedi che si avvicina e sai prevedere quando sarà da te. Il feedback più semplice è quando premo lui si illumina il bottone di chiamata e quindi io so che arriva. Meglio se mi dai anche il piano, io so anche stimare quando arriva, quanto tempo devo aspettare. Non che cambi la quantità di tempo che devo aspettare, tanto lui deve arrivare, ma cambi la percezione che io ho di quel tempo. Sembra che passi meno tempo se io lo posso seguire. Questo ciò che faccio all'esterno, quindi la funzionalità una sola di chiamata arricchita col feedback, e all'interno devo avere una pulsantiera che mi dica, che mi permette di fare seleziona un piano, ferma l'ascensore e chiede aiuto, che sono i bottoni che tradizionalmente troviamo, e poi c'è l'indicatore del piano che serve da feedback. Quindi sulla base di questi casi d'uso e delle interazioni che devono essere fatte deduco quali possono essere gli elementi di interfaccia utente, quali bottoni, quali testi, quali numeri, quali immagini, e poi ci daremo anche dei criteri più oggettivi, dove metterli, come allinearli e così via. No. Se io analizzassi il caso d'uso in modo diverso, arriverei a un sistema progettato in modo diverso. Io dall'esito di caso d'uso avrei potuto distinguere chiama l'ascensore per salire da chiama l'ascensore per scendere. Questo sembra di essere uno dei problemi cognitivi più forti del momento, questa cosa qua, no? Che è una banalità incredibile, ma se voi mettete il dipartimento io lì il corso nell'ingresso delle porte a vetri, vedete di tutto, no? Gente che non sa che cosa fare ma preme all'impazzata tutti i bottoni che vede, no? Cioè, dovrebbe essere chiaro, se la freccia verso l'alto se vuoi salire, la freccia verso il basso se vuoi scendere. Questa è l'interpretazione naturale. Poi c'è l'interpretazione contorta, ce ne sono, che sono quelli che dicono, dunque, se l'ascensore è più in alto di me devo premere la freccia in basso per farlo scendere. Giuro, c'è gente che pensa, credo che pensi così perché lo fanno, no? Dopodiché c'è gente che dice no, questo degli ascensori è tutto un complotto, io li premo entrambi così sono sicuro, no?
o così arriva prima, no, arriva prima un tubo, arriva dopo perché fa troppe fermate inutili, no? Questa è... In realtà meglio di così non so che cosa si potrebbe fare come interfaccia. Sembra che però anche questa affordance qua non sia sufficiente a scardinare, no, alcuni modi di pensare sbagliati delle persone. Vabbè, questa invece è la fotografia all'interno, che è un po' complessa, però tutto sommato. Questi altri due bottoni li odio. Li odio, vuol dire apri le porte e chiudi le porte. Non sono comprensibili a colpo d'occhio. Cioè ci dovete sempre pensare un attimo, queste cacchie di freccioline cosa sono, cosa fanno. Non è una rappresentazione, in realtà chiuso è dentro, aperto è fuori, quindi dovresti mettere non uno a fianco dell'altro così, ma magari uno all'interno, non so come metterle, ma così di sicuro non, so, non rispetta la regola don't make a thing, mi fa pensare, devo pensare, e non so se vi capita, a me capita sempre, tutte le volte che penso, ok, faccio chiudere la porta, nel tempo in cui penso quale bottone da premere, la porta tanto si chiude da sola, no? Infatti, non so se sia una leggenda o una verità, in molti ascensori questo bottone non è pure collegato. Non fa niente. Non c'è il filo dietro. Ma fa stare tranquilla la gente. Se no si impazientiscono perché le porte non chiudono. Allora fanno qualcosa e si sentono, ma giuro, si sentono utili perché hanno premuto il bottone. Poi non fa niente, ma... Così come a volte in alcuni semafori c'è il bottone pedonale, no? In molte case non c'è, tanto il semaforo ha il suo ciclo, però tu hai premuto, sei... È così, no? Ci può stare, ecco, è una progettazione che va incontro all'utente. Quindi c'è una funzionalità che addirittura non ci sono nel sistema, ma ci sono nell'interfaccia. Poi ci sono cose strane. Mi sono trovato una volta in albergo parlando di ascensori con questa cosa qua. La devo ancora capirlo adesso. Vi giuro che l'albergo era un parallelepipedo normale, non è che fosse fatto. Allora qui c'è, vabbè, apri le porte, l'allarme, le solite cose, le chiavette di servizio, 0, meno 1, 1, 2, 3, 4 e 5 lassù. Non lo so. Devo dire che... Vabbè. Ma non è che è capitato così, cioè l'ho dato a un bambino di 5 anni, ha fatto un scarabocchio e è venuto fuori così. Qui c'è della lamiera che qualcuno ha tagliato in quella forma lì. C'è qualcuno che esplicitamente ha fatto quel disegno su un foglio e l'ha passato a un'azienda dicendo tagliami la lamiera in questa forma. Cosa aveva in testa quello? Ok? Chiediamocene queste cose quando incontriamo gli oggetti, quando incontriamo le interfacce, quando incontriamo i siti, quando incontriamo i programmi. Ma cosa aveva in testa? Cosa mi voleva comunicare? E il fatto stesso che mi faccia la domanda che cosa mi voleva comunicare vuol dire che non è riuscito a comunicare. Ok. Tra l'altro queste interfacce sono tutte sbagliate. Perché dal punto di vista dell'accessibilità, disabili in carrozzella, i pulsanti per i piani dovrebbero essere messi in orizzontale, tutti alla stessa altezza. Non per andare piano più alto devo premere più in alto, perché se uno è seduto non ci arriva. Questo è un altro discorso ancora. Ok, quindi, questi esempi a che cosa ci aiutano? Innanzitutto ci aiutano ad avere un occhio diverso sulle cose di tutti i giorni, che non fa male. Occhio più critico, ricordando che gli oggetti o le interfacce o i siti o le applicazioni, i programmi, i dispositivi con cui interagiamo non sono piovuti dal cielo, ma qualcuno li ha fatti così, li ha voluti così. Non è l'unico modo. Se sono difficili da usare, non è colpa mia utente, ma è colpa di chi l'ha progettato. E io voglio domani essere un progettista migliore. Ma per ragioni anche economiche, non stiamo a fare, perché se l'utente usa meglio i miei siti o i sistemi più usabili li useranno maggiormente rispetto a quelli concorrenti, punto. Quindi noi abbiamo
dobbiamo mettere in campo una progettazione che tenga conto dell'utente come attore primario nella progettazione dell'interfaccia. Qui stiamo parlando di interfaccia, non sto parlando del database, al suo criterio di progettazione, ma l'interfaccia, non posso progettare l'interfaccia partendo dal database. Visto che devo mostrare sti campi, perché sono quelli del DB, li devo mettere tutti nell'interfaccia. No. Chiediti, l'utente in questo momento cosa vuol vedere? Cosa può essere interessato a vedere? Allora, gli metto quelli. Non tutti. Poi magari ci sarà il tastino, vista completa, li può vedere tutti, ma lo chiede lui. Devo sempre, l'interfaccia deve sempre fornire, come dicevano nei casi d'uso, fornire all'utente il modo per raggiungere il proprio scopo. E quindi per raggiungere quello scopo io so quali informazioni vuole. Dovrei saperlo. Se non lo so è perché non ho pensato all'utente abbastanza presto. Chi parla di progettazione human-centered design, dice che gli utenti devono essere coinvolti in tutta la fase di sviluppo del progetto, fin dall'inizio. Cioè, insieme all'utente, o persone che abbiano la stessa testa degli utenti, proviamo, quando progettiamo il sistema, a ragionarlo insieme, a vederlo insieme. Ci sono delle metodologie, qui non abbiamo tempo di raccontare, per farlo. Partire dai focus group, no? Capire cosa pensa la gente, come la gente intende un certo concetto, la gente, scusate, è troppo generico, gli utenti potenziali del sistema. E poi quando io ho un concetto di interfaccia, penso di farla in un certo modo, gliela faccio vedere. Magari uno schizzo su carta, penna, va benissimo. E gli chiedo, tu qua cosa capisci? Se volessi cancellare il dato, cosa faresti? Dove toccheresti? Non c'è bisogno di tanto, ma c'è bisogno di un canale continuo di comunicazione tra progettisti e utenti. Chi fa questo riesce ad avere alla fine dei prodotti che coincidono bene con il modello mentale dei propri utenti. Ma l'utente, poi ricordiamoci, è colui che davvero userà il sistema. Non è il cliente o il manager che dice io so cosa fanno i miei impiegati. No, tu non sai niente. Tu puoi sapere tante cose, ma visto che non sei tu che lo usi nel quotidiano, non sei tu che puoi rappresentarmi gli interessi, le esigenze, le modalità di pensiero di chi usa il sistema. Devo proprio prendere l'utente vero, non un suo rappresentante, un suo qualcuno che ne interpreti il pensiero, no? Perché poi chi è in grado di interpretare il pensiero di un altro? Quindi, se in questo ciclo di progettazione includiamo gli utenti a tappe, no? Riusciamo non solo a rispettare le politiche funzionali e quindi a creare le funzioni che servono nel sistema, ma anche a crearle in modo usabile, facile da usare per l'utente. Quindi c'è la parte di progettazione, io penso a che cosa vuole l'utente e quindi gli creo un'interfaccia fatta in questo modo, e la parte di valutazione, in cui presento l'utente questo e capirò se è adeguata o no. Lo posso capire attraverso interviste, lo posso capire attraverso dei test. Facciamo dei test di usabilità in cui ho un'interfaccia, la faccio usare dagli utenti, li filmo, li guardo, capisco se fanno degli errori, e ogni errore che fa l'utente in realtà scopre un errore di impostazione dell'interfaccia. Questa slide cerca, come dicevo, non c'entriamo in dettaglio, cerca di riassumere le principali tecniche che si usano, che si possono usare in questa progettazione centrata sull'utente, appunto dei questionari, interviste, focus group, osservazioni, analisi, feedback degli utenti, cose quanto volete. A seconda dei vari fasi del progetto potrò usare strumenti diversi. È un costo che conviene mettere a budget. È chiaro che è un lavoro in più rispetto a dire al programmatore, senti, metti questi campi sull'interfaccia web. Come metterli, dove, quando, come chiamarli, che nome dare agli elementi, ai menu, alle etichette. Sono tutte cose che richiedono una certa riflessione e richiedono appunto di essere valutate con gli utenti. Costa tempo, sì, ma
cioè andate a vedere i libri di Norman e di Nielsen, vi fanno i calcoli che dimostrano che conviene, è un investimento redditizio perché poi si traduce in una maggiore utenza e in una maggiore efficienza degli utenti, quindi è qua che risparmio. Quindi noi dobbiamo però, abbiamo un po' un ciclo vizioso, noi stiamo progettando un sistema che non esiste ancora, ma per progettarlo dovremo farlo provare o vedere o usare ai nostri utenti in modo da capire come lo usano. Ma se non ce l'ho ancora? Non posso costruirlo fino alla fine, lo faccio tutto, poi do in mano agli utenti, mi accorgo che ho fatto degli errori madornali e quindi devo ricominciare da capo. Costa troppo come processo, lo faccio fino in fondo e poi lo butto via. Mi devo dotare di strumenti che via via che il progetto evolve mi affianchino, mi aiutino nell'ottenere le informazioni, i feedback, le conferme da parte degli utenti che collaborano col progetto. E ci sono vari livelli, no? Questi quattro livelli sono livelli via via, man mano che vado avanti, sempre più fedeli, sempre più vicini al risultato finale. Si parte da cose molto approssimative per cominciare ad avere qualche elemento, poi man mano che si va avanti nella progettazione, anche in parallelo si andrà avanti con l'implementazione e quindi ci si avvicinerà sempre di più a un sistema che sembra quello finale. Allora, noi lavoriamo su queste, diciamo così, schizzi o rappresentazioni intermedie, avendo in mente, o perlomeno dobbiamo decidere all'inizio ogni volta, in quale ambito lavoriamo. Quindi, chiariamo bene, noi possiamo pensare all'interfaccia web di un sistema informativo, o a un programma desktop che è installato su un computer, che ti permette di usare le funzioni di quel sistema informativo, o l'interfaccia mobile. Da questo momento in avanti le strade si separano. Cioè, se finora dal punto di vista dei casi d'uso, dei requisiti funzionali, dei modelli concettuali, dei processi, abbiamo detto utente e sistema sono i due interlocutori, e non ci sia, abbiamo cercato di fare in modo di non pensare, di non esplicitare mai quale fosse il dettaglio tecnico dell'interfaccia che si usava, ecco, da questo momento in avanti basta. Da questo momento in avanti scegliamo, diciamo che questa interfaccia è l'interfaccia pensata per il web e quest'altra è quella pensata per il mobile, oppure no, no, non ho un'interfaccia web, uso un'interfaccia desktop, ti do un programma da installare perché è troppo complesso da essere mappato con l'interfaccia web o per altri mille motivi. Quindi devo avere da questo momento in avanti ben chiaro qual è il contesto in cui lavorare, perché poi le convenzioni sono diverse, il modo di usare sono diversi. Allora, se io dico clicco, se dico tocco, se sposto col mouse, se sposto col dito, sono due modalità di interazione diverse e che nella mente dell'utente significano cose diverse, non posso più, no, mantenerle tutte contemporaneamente. Poi, se sono bravo, potrò avere delle metafore visive coerenti, per cui l'aspetto grafico dell'interfaccia mobile è molto simile, richiama, è coerente con quello dell'interfaccia web, così mi dà, oltre che un branding unificato, anche un rinforzo reciproco. La funzione che sulla versione mobile è fatta, si chiama in un certo modo e si trova in un certo punto, sul sito web si trova in un punto analogo e si chiama in un certo modo. Se sono ancora più bravo, oppure questa poi è una scelta di sviluppo, esistono anche dei toolkit che ti possono creare un sito web il quale, se visto attraverso un cellulare, si adatta automaticamente alle caratteristiche specifiche del cellulare. Questo ha un nome, questa tecnica si chiama Responsive Web Design, di progettazione web di tipo responsive, cioè il sito si accorge di qual è il dispositivo su cui viene visto, e lui, responsive, risponde
e si adatta, quindi dei pezzi di contenuto scompaiono, non si vedono più, altri vengono riorganizzati, cioè il layout si riadatta dinamicamente in funzione della risoluzione del dispositivo. A volte si va anche su questa strada per evitare di fare un'app mobile che poi devi declinare sui vari sistemi operativi e un sito web, si cerca di fare un sito web adattabile con risultati chiaramente non avrai mai la fluidità o l'integrazione di un'app mobile vera e propria, ma magari nella prima fase hai, ma dall'altra parte se vogliamo hai il vantaggio, uno, che ti costa meno, e due, che l'utente può fruire del tuo, chiamiamolo, sito mobile senza dover installare nulla. Quindi non hai il gradino che richiede all'utente installa l'app per poter usare il sistema. Poi magari l'installazione dell'app la fai fare un secondo momento, ma per se vuole le funzionalità in più. No. Queste sono poi tutte strategie. Ma ciò non ci esime dal fatto che i vari tipi di interfacce, nella mente dell'utente, nell'uso dell'utente, nelle convenzioni grafiche, le convenzioni di interazione si comportano in modo diverso, quindi le dobbiamo pensare diversamente. Quindi noi cosa dobbiamo fare a questo punto? Per ogni passo del caso d'uso, quindi per ogni elemento di interfaccia, chiamiamolo videata, chiamiamolo pagina, chiamiamolo finestra, a seconda della tecnologia con cui lo realizziamo, devo capire che elementi ci sono sullo schermo, che connessione hanno tra di loro, cioè se una casella che si chiama nome, una che si chiama cognome, che sono a fianco una dell'altra, presumibilmente sono il nome e il cognome della stessa persona. Se invece il nome è qua e il cognome è dall'altra parte, presumibilmente sono cose diverse, è un'altra cosa. Ah, qui devo chiedermi che connessione logica c'è tra gli elementi e che percezione ne avrà l'utente, se l'utente riesce a costruire nella sua mente in tempo zero, a livello intuitivo, come nell'accezione che dicevamo prima, intuitivo, è in grado di ricostruire la connessione. E poi devo dargli le priorità. Non posso avere su ogni videata tutte le funzioni possibili e immaginabili. Alcune cose saranno immediate, altre richiederanno più passaggi. Devo decidere quali sono quelle più immediate, perché sono quelle che l'utente usa nella maggior parte dei casi. Mentre invece le funzionalità più avanzate, più rare, più difficili, meno frequenti, le metto in seconda fila. Richiederanno un numero di interazioni, di passaggi maggiore. Non deve essere tutto uguale. Devo mettere davanti, cioè più facili da usare, le cose più frequenti. E in questo costruisco, in questo processo, in cui cerco di rispondere a queste domande, dove sono gli elementi, come li metto, come li collego, quali sono i più importanti, quali meno, mi aiuto costruendo dei prototipi. Prototipi che sono dei modelli incompleti, cioè non sarebbe il sistema completo, non sarebbe un prototipo, incompleti del sistema, che permettono di vedere, sperimentare la sua interfaccia utente. Prototipi che... Oggi PowerPoint non è mio amico, vero? No, non è mio amico. Anzi... Vabbè. Allora fermiamoci, poi proprio riprendiamo giovedì. Volevo solo non lasciarvi con questo elenco di quattro nomi senza avervi detto almeno una parola su che cosa significa ciascuno di questi. Uno schizzo di un'interfaccia, lo dice la parola, uno schizzo fatto a mano, a matita, su un foglio di carta, che è il primo livello. Tutti questi poi, queste modalità di rappresentazione possono trovare il loro posto
nei vari prototipi che svilupperemo. Ci saranno alcuni prototipi, chiamiamoli così con una parola grossa, che saranno una, non saranno altri che un insieme di schizzi, però collegati tra di loro. Il passo successivo chiama wireframe. Cornici, non so come chiamano, non saprei come tradurlo. Sono degli schizzi fatti già a PC, ma che ci richiamano un po' come abbiamo fatto questa immagine. Sembra la finestra di un browser, ma non è lo screenshot di una finestra del browser. Dà l'impressione di essere fatto a mano, no? Le linee un pochino tremolanti, imprecise, eccetera, i font un pochino non quelli veri, degli elementi stilizzati. Questo ti mette subito nell'ottica di dire: questo non è, mentalmente sai che non è sistema completo, sai che è un'approssimazione, e quindi nel valutare la sua interazione non ti concentri sul dettaglio del colore dell'icona, ma ti concentri sugli elementi che ci sono, che sono esplicitati, no? Quindi è uno strumento che tra l'altro noi useremo nel corso a questo livello di rappresentazione. Oppure il livello successivo, in cui posso avere un'immagine fatta da un grafico di come verrà l'interfaccia utente, o addirittura dei wireframe o delle immagini che siano anche parzialmente funzionali, cioè in cui effettivamente posso inserire dei dati, posso schiacciare dei bottoni e sembrano quasi veri, no? In realtà è solo un prototipo, solo un mock-up è una cosa bozzata, un abbozzo, per cui quando io premo un bottone va alla pagina successiva, solo che magari la pagina successiva non è calcolata sulla base del processo, sulle regole di business, sui dati veri, ma è una pagina preconfezionata che avevo già preparato prima. Però vedo che l'utente ci clicca, vede un suo risultato e riesce non solamente a ragionare sulla singola pagina, ma sull'interazione tra le varie pagine. Okay? Quindi queste sono le fasi attraverso cui passiamo da qualcosa di più semplice a qualcosa di più elaborato fino a quasi funzionale, per permettere all'utente di provare sulla sua pelle l'evoluzione di un caso d'uso e quindi permettere a noi progettisti di capire se l'abbiamo progettato nel modo corretto per l'utente stesso. Continuiamo giovedì. Grazie.